Mi fa molto piacere presentare un altro professionista di grandissimo rilievo che ho avuto la fortuna di conoscere, di confrontarmi in questi giorni, di parlare, di capire il suo metodo di lavoro, di capire la sua professionalità e soprattutto la sua voglia di lavorare tanto in una piazza come Bari, in una piazza importante come Bari, in una piazza dove ci sono tanti tifosi che seguono, che si entusiasmano e allo stesso tempo si demoralizzano nella stessa maniera e alla stessa velocità. Allora signori, buongiorno a tutti intanto e poi prima delle vostre domande, che spero siano tante ma non troppe, nel senso che a me interessa lavorare, per cui però neanche poche, sentitevi liberi di chiedermi quello che vi pare, qua troverete sempre il giusto confronto, perché prima su ogni altra cosa io metto il rispetto per la gente, per le persone con cui lavoro. Non credo di stare parlando a persone diverse. Nel mio calcio prevedo soluzioni di gioco dove i giocatori devono essere molto rapidi ad interpretare, a cambiare. L'intensità è sicuramente il minimo comune denominatore di qualsiasi modo di stare in campo, soprattutto in un campionato come quello della Serie B. Spesso ho scelto Bari perché secondo me è una piazza che ha fame, che se riusciamo a trovare la chimica giusta e la quadratura del cerchio ci possiamo divertire tutti insieme. Ma attenzione, qua non c'è uno più importante di un altro. Questa è una cosa molto importante. Cioè il valore aggiunto che possiamo dare lo diamo insieme. Qualsiasi cosa noi scegliamo di dire o non dire, qualsiasi comportamento noi possiamo avere o non avere. Qua noi possiamo raggiungere un obiettivo solo se capiamo che il senso di appartenenza è il vero valore aggiunto. Io quando giocavo ho sempre tenuto un quadernino dei miei allenatori, ne ho più di 30. Non è che mi annotassi poi come giocassero, cosa mi chiedessero. Mi annotavo semplicemente come si comportava in una determinata situazione. Se c'era un problema, che cosa faceva? Noi tiriamo fuori una squadra che ha qualità, che piano piano riprende la fiducia. E questo una sola persona da solo non lo può fare. Uno può dettare la via. Poi ci vuole la buona volontà di tutti noi. Ma io sono sicuro che l'avremo. Faccio un'analogia particolare. Voi l'anno scorso avete scritto una delle pagine più belle della storia del Bari. Lasciamo stare i miei idoli che potevano essere Protti, visto che lo conosco bene. O João Paulo che ho marcato, che mamma mia, a lui. Voi avete una storia incredibile dietro, però l'anno scorso vi siete... Chi è che non si è appassionato alla storia del Bari dell'anno scorso? Io ero lontano anni luce e guardavo, pensate... Questi continuano a vincere. Poi 50-60 mila persone. Però l'anno scorso la gente veniva al campo con un'unica idea. Si era creato un entusiasmo perché c'era probabilmente stato delle cose che a me non competono. Perché a me non compete l'operato della società. Però la credibilità, la voglia di cambiamento, la gente che veniva a vedere il Bari solo per il gusto di sostenere il Bari. Non si aspettavano. I giocatori pensate che non l'abbiano avvertito questo. I giocatori si sentivano dei re, qualitativi, ma dei re. Un conto è che l'anno dopo ti dicano, tu quest'anno però devi vincere. Ce la facciamo a sopportare questo peso? O è meglio forse scoprire i valori strada facendo? Li abbiamo questi valori per andare, perché ad oggi... Signori, io non sono venuto qua, ve lo metto per iscritto, io l'ho detto anche al Presidente, non è che io vengo qua per vivacchiare, io sono estremamente ambizioso. Certo però voglio essere assolutamente umile, perché non voglio ingannarmi da solo, né ingannare gli altri. Una delle più grosse e brutte cose che una persona può fare verso un'altra è prenderla in giro. Siate franchi, siamo franchi tra di noi. Ad oggi l'obiettivo... Vincere la Serie A è assolutamente un sogno realizzabile, non facile. Il Livorno ha girato 44 punti il girone di andata, ne abbiamo 16, uno dai play-out e una manciata fortunatamente dai play-off, quindi quello è un sogno. Però chi è che ha mai scalato? Avete mai fatto alpinismo? Secondo voi quando un alpinista decide di scalare una vetta, si mette lì in parete e guarda la vetta. Se guardasse la vetta, perde l'equilibrio e cade. Noi siamo in questa condizione qua. Noi dobbiamo guardare metro dopo metro. Chiodo dove sceglie la parete per piantare il chiodo dopo chiodo.
però con l'idea e il sogno di arrivare là. Perché se non c'è questo, se non c'è il sogno a portarti oltre, io per primo farei fatica a lavorare. Io ho assolutamente bisogno di credere in che qualsiasi tipo di cosa sia realizzabile. All'interno di questo però voglio assolutamente essere pratico. Pratico. Ad oggi noi abbiamo un unico obiettivo, procediamo per obiettivi. Diamoci degli obiettivi, che li condividiamo tutti. Ad oggi dobbiamo uscire da questa situazione. Abbiamo 4 giorni di tempo per conoscere la squadra, valutare quali siano le qualità per poter rapportarci contro il Trapani, che guarda caso è qualche chiodo in più su di noi, qualche bel chiodo in più su di noi. Io voglio rappresentarvi, poi posso fallire nel mio intento, non per questo mi sentirò meno capace, oppure potrei rappresentarvi talmente bene da essere una persona che voi magari anche sovrastimate e non per questo io mi sentirò più bravo.